Esce il sole, ma la Basilicata rimane sommersa dall'acqua. Le esondazioni dei fiumi e le piogge torrenziali hanno distrutto i campi, famiglie isolate e strade interrotte in gran parte della regione. Soccorsi tempestivi è la richiesta dello stato di calamità naturale, così l'assessore regionale alle infrastrutture Rosa Gentile, mentre il governatore De Filippo chiede che lo Stato faccia la sua parte e il prefetto di Matera intervenga l'esercito. Buongiorno e benvenuti al TG Blu. Ancora non si conosce l'entità dei danni causati dalle forti piogge di ieri. Fiumi esondati, campi allagati e centinaia di chiamate per interventi di soccorso. Ecco come si presentava questa mattina la nostra regione, ce lo racconta Gianluca Colletta. Siete qualche... siete cittadini comuni. È meglio così. Si è risvegliata così la Basilicata. Dopo 24 ore di pioggia, la scena che si presenta agli occhi dei molti cittadini è quella di una catastrofe. Interi campi sott'acqua, persone sui tetti delle case, difficoltà nei soccorsi per raggiungere tutte le zone isolate. E il bilancio si fa di ora in ora più grave. Quattro fiumi, Bradano, Agri, Sinni, Cavone e il torrente Bilioso, sono esondati, creando notevoli problemi in tutta la zona del Materano, mentre il Basento spaventa anche a Potenza. Il fiume ha raggiunto nella giornata di ieri il livello di guardia, mentre molte zone dell'Interland si sono allagate. L'acqua ha invaso buona parte del pantano di Pignola, mentre Legambiente ha lanciato l'allarme per quanto riguarda il torrente Gallitello, prigioniero del cemento e in procinto di esondare da un momento all'altro. La situazione più tragica è quella del Materano e del Metapontino. I giardini di Grassano sono di nuovo in uno stato di emergenza, mentre a Metaponto, più a valle, migliaia di ettari di campi coltivati sono stati irrimediabilmente distrutti. Una situazione simile a quella del resto della fascia costiera ionica. A Policoro, Scanzano, Montalbano non si contano più i danni causati dal maltempo e tra la gente cresce la rabbia per i mancati interventi che potevano essere effettuati e che ora sembrano essere diventati completamente inutili. Ora splende il sole in un cielo limpido, ma è solo la quiete dopo la tempesta. Notevoli disagi si sono registrati su tutte le principali arterie della nostra regione, dalle statali alle provinciali, e la strada 106 ionica è sparita sotto un mare di acqua e fango. Guardate. Le forti piogge non hanno risparmiato niente e nessuno e anche i collegamenti tra i vari comuni sono stati messi in ginocchio. Non si conta più il numero delle strade chiuse, delle frane e degli incidenti. La strada statale 407 Basentana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Calciano a causa del cedimento di un pilastro del ponte. Anche la statale 106 Ionica è stata chiusa al traffico all'altezza di Metaponto con deviazione obbligatoria per la Basentana, così come la statale Fondovalle dell'Agri. Nella stessa zona, a causa di allagamenti e frane, sono state chiuse al traffico anche le strade di Craco, Pozzitiello di Pisticci e Nova Siri Paese Madonna della Sulla, mentre i rallentamenti sono stati registrati sulla statale Bradanica all'altezza di San Nicola di Melfi. E per quanto riguarda la viabilità ferroviaria, la situazione non cambia. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha sospeso la circolazione tra Salandra e Ferrandina a causa dell'allagamento delle rotaie, ovviando con dei pullman sostitutivi. E innumerevoli sono stati anche gli incidenti che hanno costretto i soccorritori agli straordinari. A Rodondella, ad esempio, nel pomeriggio di ieri una signora e una bambina erano rimaste intrappolate nella propria auto dopo essere state travolte dall'ondata di piena del Sinni, sommerse da quasi un metro e mezzo di acqua. Solo grazie all'intervento di un passante, Nicola Suriano, che si è gettato senza pensarci due volte nell'acqua gelida, non ci sono state tragedie e si è evitato il peggio, cosa che non è accaduta nella vicina Calabria, dove sono morte due persone. Troppi i danni causati dal maltempo e grande è la rabbia degli agricoltori. Con Cristina Libonati siamo andati a sentire i commenti di alcuni coltivatori di pisticci. È grande la rabbia degli agricoltori e degli allevatori per i danni causati dall'alluvione che ieri ha colpito la Basilicata. Una situazione insostenibile, i danni non sono quantificabili. L'unico sentimento che prevale è la disperazione, mista quasi a rassegnazione per l'impotenza con la quale si trovano oggi a combattere. Questo è un suo garage, un capannone con tutti gli attrezzi agricoli e le condizioni sono anche qui disastrose. Sì, sì, purtroppo questa azienda è stata devastata completamente dal Vella e qui ci troviamo nel capannone, vicino al capannone, dove c'è fango dappertutto, proprio dappertutto. Qui non sappiamo da dove dobbiamo iniziare noi a fare i lavori a oggi, non sappiamo niente, non è venuto nessuno, una situazione invivibile qui.
qui ce ne dobbiamo solo andare, basta a questo punto. Troviamo un mare, adesso siamo inoltrati dalla ponte, dalla vella che parte, un torrente che parte da Salandra e qui in Ferrandina e dovrebbe andare a scaricare nel Basento, confluire nel Basento, che adesso c'è un ostacolo che ostruisce tutto il canale e quindi viene a passare nell'azienda attraverso i terreni dove ha devastato tutto, i terreni sono, ci sono delle voragini impraticabili, ci sono delle grandi buche e quindi come si può vedere il flusso dell'acqua, ancora adesso che da stamattina, da ieri sera non piove più, però qui c'è una... Praticamente l'acqua ieri sera era arrivata qua, quindi immaginate questi mezzi che adesso vediamo alle mie spalle come, cioè, in che condizioni erano. Sono state sommerse, è stata sommersa la motopompa, la falce della mietitrebbia, le attrezzature della scavabietole, delle bietole, è un disastro, come si vede anche gli alberi sono qui insomma, ecco.